Bene, eccoci qua. Salve a tutti, ragazzi. Questa è una prova più che altro di registrazione. È un gameplay così fatto all'ultimo, un esperimento, diciamo, se vogliamo. E volevo parlarvi un po' di un gioco che poi già potete vedere alle mie spalle, che mi sposto. Questo qua si intravede appena. Quindi scusate se non si vedrà bene, non sentirà bene, ma questo è proprio un esperimento così, è un esperimento sul momento proprio. È il primo gameplay che faccio e che cerco di montare in una maniera quasi intelligente, quindi perdonatemi se magari non è proprio il top, diciamo. Allora, vi volevo parlare di questo gioco, perché a noi non ci basta mai Stranger Things. Questo è Stranger Things The Game. Allora, innanzitutto vado subito a farvi vedere la postazione di gioco, proprio vi spiego un paio di cosine. Allora, intanto, eccoci qua. Bene, mi vedete già piccolino, piccolino. Sono riuscito a... Guardate, ragazzi, per riuscire a capire come funziona questa cosa, vi assicuro che sono abbastanza impazzito. Per cui, insomma, andiamo un po' a vedere. Abbasso un filo l'audio perché non vorrei che poi l'audio totale. Comunque, vi assicuro che, vedete, questo è il comparto grafico del gioco. Vi spiego giusto un paio di cose prima di tutto. Intanto usciamo da qui. Ho tolto giusto l'audio che non volevo che me lo cassasse YouTube, non so bene come funziona. Anzi, per sicurezza, sapete cosa vi dico? Tolgo completamente la musica per tutelarmi un pochino. Allora, questo qua è un gioco, Stranger Things 3 The Game. Mi raccomando, ragazzi, non è quello mobile, perché questo qui è uscito solo per PC e credo anche per PS4, non sono sicuro di questo. Sì, no, è uscito per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, quindi queste sono le piattaforme su cui è uscito questo gioco. Non fatevi ingannare, non fate come me che pensavo fosse in qualche modo implementato anche per mobile, sistemi mobile. Questo perché? Perché forse qualcuno di voi conoscerà la versione di Stranger Things The Game, ma quello per le versioni mobile, che riprendeva un po' i primi due, se non ricordo male, le prime due stagioni di Stranger Things. Questo riprende esclusivamente la terza stagione. È uscito il 4 luglio di quest'anno, del 2019. È una tipologia, qui vedo le categorie che hanno dato, ringrazio Multiplayer per le informazioni che sto leggendo, mi sono un po' documentato, ma loro sono quelli un po' più affidabili, diciamo. È stato sviluppato dalla Bonus XP ed eseguito da Sony. Si può giocare sia in single player che in multiplayer in locale, però, non online. Quindi basta che avete due pad, io ne ho uno, già sto giocando su un Mac. E non vi starò a dare le informazioni tecniche, magari farò un video apposito, comunque un iMac, un fisso, e con un pad PS4 che si può benissimo collegare ed è già implementato. Infatti, vedete, io l'ho collegato, mi è bastato collegarlo. Posso sì muovermi con il mouse, posso giocare anche col mouse, ma volendo basta che io mi imposto. Adesso, probabilmente, esatto, vedete, è bastato un secondo che sono uscito dal mouse, che già lui mi ha visto, mi ha riconosciuto istantaneamente il pad PS4, quindi basta collegarlo e te lo trova subito proprio. E appunto questo è un gioco, è un picchiaduro, così è sotto questa categoria, ma diciamo comunque che fondamentalmente è un gioco un po' vecchio stile, come funzionavano un po' vecchio stile. I diritti sono di Netflix, come potete vedere sotto. Vi faccio vedere un paio di cose, un comparto grafico molto velocemente. Andiamo a vedere, andiamo in opzioni. Le opzioni, come stavo facendo io prima, si può aumentare e abbassare il volume totale, ora non lo farò, in cui potete quindi andare ad interagire sia sul suono, cioè sui rumori. Quelli li ho lasciati non troppo alti comunque, perché devo dire che hanno già in versione media sono molto molto alti e non volevo che vi dessero fastidio anche a livello di suono. Ho proprio provato i primi 2 minuti proprio, quindi non sono andato tanto ad andare avanti. La musica sono le musiche originali della serie, le ho tolte perché appunto, come ho già detto, non vorrei che YouTube mi cassi completamente tutto. Poi abbiamo, cosa abbiamo? Anche abbiamo la grafica si può impostare sia a schermo intero, io l'ho impostata così perché è quella che funzionava meglio con il sistema che sto utilizzando di registrazione, quindi non la cambia, sennò diventa un casino. Quindi si può cambiare, ma ci sono tantissime statistiche, adesso ve le posso anche far vedere se volete. Adesso, no, vabbè, non ve le faccio vedere, se no. Ci sono le informazioni tecniche, che si possono vedere tutte le informazioni tecniche sul gioco. E vabbè, questo non ci interessa particolarmente. I ringraziamenti sono, vabbè, le solite cose, sono i soliti ringraziamenti, design, direttore artistico, facciamoli vedere giusto perché è giusto farli vedere, comunque, controllo qualità, suoni, musica e quant'altro. Queste sono le informazioni tecniche. Eliminatoria, non so esattamente cosa sia, probabilmente è una cosa che sbloccherai forse più avanti nel gioco, perché vedo che adesso è bloccato. Io ho l'opzione continua in questo momento, ma semplicemente perché
e sono andato avanti, nel senso ho giusto voluto provare per voi. Altrimenti basta fare il nuovo gioco, cominciamo. Ovviamente qua mi dirà che è resettato, ma ci va bene. E ci sono, vedete, tre opzioni, ovvero storia, che si deve giocare seguendo la storia e non morire spesso, la versione standard, e la versione master, appunto, per quelli che decidono di mettersi alla prova. Io faccio storia, oltre che perché sono una pippa nei giochi, ma questo gioco comunque non ha una difficoltà, ho visto, io ho giocato a quello mobile, era difficile, ma si faceva, diciamo, ecco. Facciamo testa storia perché mentre parlo con voi non voglio distrarmi troppo e quindi sicuramente già sono pippa. E quindi niente. Qui già vedete che proprio ricomincia, parte proprio dalla terza stagione. Un'altra cosa, qui, se appunto non avete visto tutta la stagione, io ve lo sconsiglio perché ci sono spoiler. Comunque, segue, essendo che segue tutta la terza stagione, ovviamente ci sono delle rivelazioni. E quindi insomma sconsiglierei di vederla, di giocarci se prima non avete effettivamente giocato non avete effettivamente visto la serie. Qui proprio partiamo proprio dall'inizio, inizio nel centro commerciale nuovo di Hawkins, che proprio parte esattamente come la serie, identico. Io ripeto, ho tolto le musiche, ma anche qui ci sono le musiche contestuali alla scena. Che appunto i ragazzi qua si parlano un attimo, e qua poi si può anche decidere tu di rispondere, un po' come era proprio nei vecchi giochi 8-bit, che c'erano una volta, quindi un po' gli hack and slash di un tempo, e qui vedete, sono anche già, e parti dalla missione in alto. Adesso io, sì, no, non copro niente, ma io l'unica cosa che copro è semplicemente strana che mi sta facendo è solamente come dire la scusate ho un po' di problemi di far funzionare il video, comunque vabbè sono qui, vabbè lo stesso, e l'unica cosa appunto che copro in realtà è quanto denaro abbiamo, per il resto è tutto quello che vedete, si può girare, vedete, si può un po', lui ha una mazza, nessuno si preoccupa che un bambino di 12 anni stia girando con una mazza in mano. Ci possiamo fermare una volta che incrociamo qualcuno, ci metteremo a parlare. Questi appunto sono qui in fila per il film. Quindi aspettiamo la fila, zia mano avanti in cedio, io faccio il bravo ragazzo, aspetto la fila. Lui, Lucas mi prende in giro. Ovviamente, essendo che è un single player, ma anche un multiplayer locale, ovviamente uno dei due, uno in questo caso si muoverà con Will, l'altro. Un po'. L'altro si muoverà con Luca, sono del denaro, che bello, che noi andiamo in giro normalmente a rompere le mazze con la mazza da baseball dei sacchi per avere denaro. Ah, qui vedete la prima cosa, proprio come i vecchi giochi, anche qui praticamente ci sono i mini caricamenti, anche se questo più che altro è fatto perché qui si sente la musica. Vabbè, sì, qui spacchiamo tutto, facciamo un po' di come una volta, anche se non ne avrebbe ovviamente bisogno perché è comparto grafico, cioè che tranquillamente può supportare adesso una piattaforma di gioco, lo fa più che altro per. Si può. Ah, interessante, si può anche comprare dei prodotti. Adesso qui c'è il prezzo, mi dice il mio portafoglio, io non sto nascondendo il portafoglio semplicemente che ho, ma vedete, vi fa vedere proprio cosa possiamo comprare. Ovviamente non abbiamo abbastanza denaro perché la coca costa un casino, che tra l'altro è proprio la New Coke. Andiamo a vedere se c'è altra cosa. Ah, qua ci sono i caricamenti, sono un po' fastidiosini, ma più che altro proprio per richiamare un po' il vecchio stile. Ancora qui noi possiamo girare. Dove andiamo? Come si farà ad entrare al cinema, ragazzi? Per chi ha visto il primo episodio, entreremo da Scoop Ahoy. E qui possiamo parlare con Robin, proprio cosa c'è? Una barra luminosa. Ah, dell'energia. Come proprio come nella puntata, qua abbiamo Erika. E poi che altro? Andiamo avanti. E troviamo Steve, che è uno dei miei personaggi preferiti, ragazzi. E ha perso le chiavi. Boh. Ok, quindi qua si gira un po'. Prendiamo della roba, niente. Spacchiamo tutto perché noi siamo dei bad guy. Ah, vedete, qua c'è il dove sicuramente poi ci servirà, perché
Perché la particolarità poi di questo gioco è che inizialmente Ok. abbiamo poi Lucas e Mike, ma successivamente si sbloccheranno, sai che ho visto le chiavi, e si sbloccheranno poi altri personaggi che potremo utilizzare. Qui non mi fa passare proprio. Prendiamo un po' di denaro. Ho le chiavi, bene. Qua comunque ti mantieni in alto, ti dice cosa devi fare. Abbiamo uno straccio, non ho capito che ci serve, ma vabbè. Perfetto. Va bene. Quindi ci apre la porta, che bravo ragazzo. Bene, proseguiamo per andare al cinema. Qui c'è un autocaricamento. Non so cosa succede se ci cammino sopra. Niente, va bene. E ci fa andare di là. Ma noi diamo un'occhiata, che sono un po' curioso anche di cosa succede. Questo chi è? Ah, chi è questo qua? Facciamo un po'. Vabbè, niente, non ci ha creduto. Sto andando un po' veloce, ragazzi, più che altro perché volevo farvi vedere. Anticipation, al massimo 20 minuti, nel senso. Quindi dobbiamo trovare un modo di riattivare l'energia corrente. Bene, quindi cosa dobbiamo fare? Forse può aiutarci. Cosa dobbiamo fare? Quindi dobbiamo occuparci di Ratti, la prima side quest, perché sì, anche in questo gioco ci saranno sia le main quest, ovviamente, ma ci sono anche delle piccole side quest che possono arricchire, che ovviamente non prendono, cioè sono fatte semplicemente per arricchire la. Io sto spaccando tutto come manco fossi Conan il Barbaro. Ci fottiamo un po', perché ovvio chi non tiene il denaro in frigo, no? Sa di Stroganoff. Ah, vabbè. E comunque sì, ci sono le side quest che ovviamente sono state inventate di sana pianta per arricchire, perché altrimenti diciamo che la trama di gioco non sarebbe stato niente di più, nel senso, essendo comunque un gioco molto semplice, ed è proprio un classico 8-bit che voleva omaggiare i vecchi giochi che giocavi sulle piattaforme del passato. Le abilità di hacker, chi potrebbe avere le abilità di hacker? Forse, chissà. Bene, ok, andiamo avanti. Ultimo atto, andiamo a dirlo. Vediamo se c'è altra roba. Che cosa succede? Teletronchesi. Ah, teletronchesi che avrà, che ho visto in un trailer che dovrebbe avere la madre di Will, mi sembra. Vediamo se ci ha preso in giro, se davvero. Poi perché, cioè, scusatemi, per quale tu vedi dei bambini e gli chiedi di andare a smazzare dei ratti con la mazza da baseball? Cambio personaggi con. Ah, è qui, ok, quindi siamo ancora nella. Oh. Ah, ok, adesso devo cambiarlo di nuovo? Sta lì. Ah, capito, è il classico. Scambio di nuovo e vado avanti. Insomma, tu vedi questi bambini, non è che. Te li fai passare, tu dici no, aspetta, c'è una base segreta. La mia missione è non far entrare nessuno, ma ovviamente dei bambini non c'è problema, nel senso proprio chi non lo farebbe, no? Ok, ripassiamo di nuovo a Mike, anche se lo lascerei lì perché Mike mi sta un po' antipatico, ragazzi, perché a me piace molto Hopper e come chi lo sa un po' c'è chi fa il ragazzuolo fa un po' ragazzuolo mariuolo, ecco, diciamo, nei confronti di Hopper, che in realtà è una brava persona. Non possiamo senza vedere il film. Ah, ok, scusate, non avevo visto, mi ero distratto un momento, non avevo visto che avevano già preso l'ascensore. Spacchiamo cose a caso. Siamo dei bad guys. Gli hacker qui. Aspetta davanti. Ok. Cosa devo fare? La videocamera, per muovere la videocamera. Dove sta la videocamera? Sopra, ragazzi. Devo tornare indietro. Ma dov'è la videocamera? Scusami. Ah, ho capito. Ho capito. Altri rattoni che perdono denaro. Mi sembra giusto. Mi sembra realistico. Io adesso sto facendo dell'ironia, ovviamente. Due poste più grandi. Faccio un enigma.
Sugli altri due poster più grandi, su due piastre contemporaneamente. Quindi probabilmente uno dovrà stare qui e l'altro dovrà stare sul posterone, giusto? Non sono così pippa, tutto sommato. Ok, quindi adesso lo posso spostare, ci sta aperto, no? Seguimi, Mike. Mi sta più di. Dobbiamo trovare un modo per riattivare la corrente per attraversare la porta più avanti. Devono essere altri interruttori da queste parti. Ok, quindi andiamo qua. Madonna, non mi pareva fosse così faticoso, sinceramente, arrivare a vedere il cinema. Poteva accompagnarli a Steve. Abbiamo attivato la porta magica. Ci piacerebbe. E qua c'è un altro russo cattivo. Andiamo a vedere, non è che magari facciamo le. Niente, che sfiga. Andiamo avanti. Ah, niente, pensavo. Ah, perché ce n'è un altro? Che cazzo facciamo? Lo picchiamo? Guarda, sei cattivo, sei incazzoso. Abbiamo ammazzato un uomo, signori. I bambini di 12 anni hanno ammazzato un uomo con una mazza da baseball. E io che pensavo di giocare a Stranger Things invece che a Arancia Meccanica. Ma va bene così, direi. Adesso io. Ok, vediamo. Ok, sono arrivati al cinema, ragazzi. Allora, io direi che possiamo anche staccare qui. Non volevo annoiarvi. Vi ho annoiato sufficientemente, probabilmente con il mio gameplay un po' scrauso. E questo, diciamo che erano i primi 5 minuti di gioco circa. Come potete vedere, comunque, questo è essenzialmente. Questo è essenzialmente, vedete, questo era proprio il primo in assoluto. Vedete, questo era comunque, è Stranger Things, cosa dire anche, oltretutto. Vi posso dire, ok, eccoci qua. Sì, scusate se c'è questo orrendo effetto, purtroppo non sono molto pratico ancora, madonna mia. E ecco, questo era, è Stranger Things, The Game, giudicate un po' voi, io ve la butto lì. Scrivetemi qualcosa nei commenti perché voglio fare, voglio iniziare a fare delle dirette di gameplay a tema cinematografico. E le voglio farle su Twitch. Ho già un canale Twitch a cui sto lavorando. E se vi piace, scrivetemi qualcosa nei commenti. Mi piacerebbe proprio giocarlo insieme a voi, perché no? E anche cercandovi un po' di curiosità, dandovi un po' di curiosità su quello che è appunto Stranger Things, le novità che stanno uscendo, a parte il terribile taglio dei capelli dell'attore che fa Steve Harrington, che non lo so, secondo me è perché deve girare un film, ma questa è solo una mia idea. E quindi direi che voglio fare delle dirette su Twitch e a breve, appena riuscirò a capire bene come organizzarmi con le tempistiche della vita, diciamole così, ho intenzione di fare dei gameplay. E quindi comincerò sicuramente da Stranger Things The Game. Mi piacerebbe giocarlo con voi, come dicevo, quindi perché no, mettiamoci qui insieme. Lo giochiamo insieme e vediamo se effettivamente vale la pena giocarlo. E che altro dirvi? Dai, scrivetemi qualcosa nei commenti, mettetemi dei like e ditemi se volete che lo giochiamo insieme. Per me non c'è problema, ci organizziamo tutti insieme con l'orario e ci mettiamo lì. E guardate, potrei anche riuscire a giocarlo con qualcuno, magari per farvi vedere anche come funziona il gameplay in locale, se effettivamente funziona bene o se invece sni. Come vedete, comunque, io amo molto questo genere di giochi stile retro, possiamo definirlo, perché è molto su questo stile. Con anche il film tridimensionale, giocato sulla prospettiva. Un altro gioco che ho amato molto, ad esempio, è stato Slap and Beans, che mi piacerebbe portare qui, magari anche solo in un video su YouTube, diciamo, per poterlo far vedere, magari appunto in gameplay. Perché anche lì la cosa carina è che si può giocare con il multiplayer in locale. E anche lì ci sono le musiche originali, ci sono almeno 20 musiche originali, tra cui molte degli Oliver Onions, che ovviamente purtroppo mi dispiace non potrete sentire perché YouTube è abbastanza limitante in questo, però credo che Twitch sia un po' meno limitante, quindi magari potremmo riuscirci a mettere le musiche sotto in diretta. Quindi sarebbe anche carino vedere, farvi sentire come sono le musiche originali. E io vi ringrazio, questo è stato più che altro un esperimento di gameplay. Mi piacerebbe farne degli altri, mi piacerebbe giocare con voi ragazzi, quindi mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi piace l'idea. E dai, ci vediamo al prossimo video ragazzi, intanto io qua chiudo tutto e grazie mille, alla prossima.